questa è stata una scoperta che mi ha consentito anche di rivedere il lavoro in maniera diversa da quello che può essere uno spazio così, diciamo, galleria o museo. Riscoprire un'architettura, riscoprire un interno, perché dall'esterno è molto bella, però all'interno ha un racconto ulteriore molto importante. Qui siamo appunto nel piano sottostante, dove è stata messa per esempio questa carta, ed ha un suo fascino che si colloca molto bene, secondo me, nel fascino di questo spazio, di questo luogo. E questa carta è stata lavorata moltissimo, e per cui ci sono le piegature, c'è il colore e c'è una sovrammissione di colori, per cui diventa molto vibrata e così soddisfacente nel farla. È molto importante questo, avere questa soddisfazione nel vedere la modificazione da una carta che diventa poi altro. Comunque, io ho molto lavorato in Europa e anche negli Stati Uniti. La carta la puoi piegare, la puoi stritolare, la puoi, diciamo così, c'è una libertà che ti consente, che non è appunto un materiale, è duttile, il cartone è duttile, ci puoi fare qualsiasi segno, ci puoi fare qualsiasi intervento e puoi modificarlo oppure rifiutarlo anche, perché non ti consente quello che volevi, non ti dà questa possibilità. Questo per me è molto importante e mi lascia una grande felicità nel sentirmi libero, e questo cioè è un fatto così personale. Così all'ingresso ci sono queste due opere che sono un assemblaggio di vari cartoni dove la quantità di cartoni messi insieme costruisce la possibilità di vederli da ogni parte. Piano di sopra a vedere la mostra. È praticamente questo, sì, è un lavoro degli anni Ottanta. È un lavoro, come si vede benissimo, messo per terra e lavorato, nel senso che c'è questo gocciolare del colore su una superficie, e la casualità è importante, ma importante è che questa casualità a un certo punto si esaurisce, uno si ferma e quindi decide che quel lavoro, che più o meno è stato casuale, diventa invece il lavoro così pensato e così controllato. Casualità controllata, questo è un fatto molto importante nel mio lavoro. Entriamo in questo spazio dove ci sono i lavori degli anni 70, e sono lavori su cartone di una certa misura, molto 40x40, che coincidono con una casualità che è stata quella di trovare un cartone di questa misura per strada, e raccattato ha dato la possibilità così di continuare su questa misura e questo lavoro, e praticamente è il lavoro che diciamo ho esposto a livello anche internazionale, oggi globale. Ho fatto anche delle cose in Cina,
a Shanghai, dove venivo accolto molto bene, molto così interessati a vedere questo tipo di lavoro, se vogliamo povero, arricchito nella teca che lo protegge, ma nello stesso tempo la teca gli dà una possibilità visiva ulteriore a quello che sarebbe un cartone normale appoggiato su una parete. Installazioni che si compensano nel, per esempio, 4 messi insieme devono essere visti come un lavoro definitivo, nella diversità l'unità di questo, che tutto sommato è un gesto. Qui entriamo in un'altra sala dove sempre i cartoni assemblati o isolati, e c'è una ragione per cui uno è assemblato vicino a un altro, perché si compensano, alcuni sono individuali, rimangono individuali, altri si accostano a coppia, insieme. Questo per esempio è un lavoro che attraverso la quantità dei quadrati e della diversità del segno è talmente compenetrante l'uno con l'altro che singolarmente li puoi guardare, ma poi praticamente devi anche distaccarti dall'individualità alla collettività. In questo senso questo è un collettivo. Per esempio questi passaggi sono importanti perché qui ci sono dei segni che sono così la pressione di un oggetto sopra alla carta o al cartone, che si diversificano per esempio da questo, dove la pressione non esiste, ma esiste la sovrammissione, in questo caso di una velina, su una superficie già dipinta in qualche modo. Evidentemente la superficie di se stessa dipinta non era sufficiente, l'aggiungersi di questa velina mi ha dimostrato che era possibile andare oltre a quello che era la prima percezione. Così questo ha una centralità, un tondo visibile, ma visibile attraverso un'attenzione molto accurata del percepire, del guardare, avere la capacità di soffermarsi su una cosa che non è così che passi e la guardi, ma devi concentrare la visione all'interno, nella centralità, dove esiste appunto questo segno circolare che se non ci fosse non sarebbe così determinante tutto il resto. Il resto è determinato da questo gesto. Questo è un altro gesto ancora, così fluido, che ottieni lavorando con la carta, il cartone messo per terra. E qui c'è un altro intervento, che è questo spago, che arricchisce praticamente i segni preesistenti facendo diventare questa superficie tridimensionale, e anche questo è un gesto che ti consente di vedere la superficie in maniera diversa, in maniera più dico spontanea, in maniera più libera, in maniera che ti consente appunto questa possibilità infinita di adopero, di materiali, di gesti, di superfici dipinte. Questo arricchimento avviene in base alla libertà che ti concedi. Se ti concedi libertà, avviene quello che tutto sommato meraviglia anche te stesso. Questa è l'ultima stazione di un percorso, di un viaggio
dove sono radunate alcune opere, diciamo proprio attuali, contemporanee, il momento attuale comunque. E qui è visibile molto bene il rapporto fra la pittura e il materiale che praticamente accoglie questa pittura. In ogni segno, in ogni scalfittura, in ogni gesto è raccontata tutta la storia che conduce a questa ultima sala, a questa ultima stazione. È importante per me rivedere e ricollocare questa esperienza in una situazione di dei vari viaggi, dei vari passaggi, delle varie stazioni, delle varie occasioni che sono state il percorso all'interno di uno specifico che è la pittura, l'arte contemporanea per me, e quindi rivederle, ricollocarle, rivederle insieme a tutto il precedente è così la conferma di questo viaggio che mi è interessato molto, mi interessa molto e che qui viene realizzato in maniera esemplare anche data la suggestione del luogo dove è stata collocata. È stato facile, ma non così facile come si può pensare, il collocare questi lavori gli uni accanto agli altri, gli uni isolati, gli altri assemblati.